cooperativa Iskra opera prevalentemente nella regione Basilicata e si occupa principalmente di minori in assistenza domiciliare e con servizi di centri diurni polifunzionali. Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ha il nome di Fare Comunità ed ha avuto come territorio di riferimento l'ambito denominato appunto Val d'Agri, un ambito territoriale con comune capofila Marsico Vetere che vede coinvolti 19 comuni. Tra le esperienze che hanno avuto una maggiore rilevanza abbiamo l'esperienza di Savia, mamma di due minori, seguiti già in assistenza domiciliare, e quella di Giovanna, mamma appunto di Loris. Sono Savia, sono di Marsico Nuovo, sono madre di due bambini. Mi chiamo Giovanna, sono di Missanello e ho tre bambini, due maggiorenne e un minorenne, che viene al centro di San Brancato, la Pecheronza. I destinatari coinvolti nel progetto Fare Comunità sono stati nuclei familiari che vivono situazioni di disagio e con la presenza di minori che sono già in carico presso i servizi sociali territoriali. Nello specifico, quasi tutti i nuclei inseriti appunto nel progetto sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie che la cooperativa appunto gestisce nell'ambito Val d'Agri. Sono venuta a sapere di questo progetto tramite l'assistente sociale del mio comune. Ne ho parlato con l'assistente sociale del comune e ho mandato il piccolo, il minore Loris. Le persone seguite nel progetto in tutte le varie fasi sono state circa 60. La caratteristica di questi nuclei familiari in carico evidenzia purtroppo una persistente inoccupazione o comunque ritardi dell'ingresso nel mondo del lavoro, con carriere lavorative discontinue, precarietà, insicurezza, ma non solo. Purtroppo questa situazione economica il più delle volte è accompagnata con all'interno dei nuclei familiari delle situazioni problematiche che sono strettamente legate ai minori presenti nello stesso nucleo, quindi problemi di dislessia, di discalculia, di DSA, di BES, di disabilità ed altri particolari tipi di vulnerabilità. Il nostro progetto ha previsto una serie di attività, quindi un percorso di attività che, a partire appunto dal coinvolgimento dei minori in opportunità di carattere sportivo, artistico e culturale, ha reso partecipi anche i rispettivi familiari. I miei figli hanno partecipato a questo progetto e si sono trovati benissimo e anch'io sinceramente mi sono trovata benissimo anche con le collaboratrici di questo centro. Sono state avviate le attività di sostegno psicologico e di mediazione familiare, nelle quali le nostre psicologhe hanno svolto dei colloqui con tutti i membri del nucleo familiare. Mi hanno aiutato molto i colloqui che ho fatto con la psicologa, ero molto giù e quindi la psicologa mi ha imparato tante cose e quindi sono contenta anche continuando con la psicologa. Le attività hanno riguardato prevalentemente i ragazzi con i laboratori di giornalismo, di scrittura creativa, di manipolazione, di riciclo, e hanno previsto delle uscite sul territorio e delle organizzazioni di eventi. In contemporanea sono state avviate anche le azioni di consulenza genitoriale, i gruppi di auto mutuo aiuto tra gli adulti e i minori, solidarietà famiglie e sostegno genitoriale. Con i miei figli siamo andati al Giffoni, in piscina, a vedere la casa di Babbo Natale e si sono divertiti tantissimo. Infatti loro dicono che lo rivogliono fare perché sono davvero molto contenti di fare questo progetto. Allora, di questo progetto sono molto contenta perché quando siamo andati a fare anche le gite a Giffoni, a Caserta, abbiamo fatto picnic, insomma tante cose. E il ragazzino non sapeva nuotare, andando in piscina ha imparato molto.
I miei figli non volevano andare in piscina, però una volta entrati in piscina non volevano più andare via perché si volevano ancora divertire. Per i minori coinvolti è stato un momento di inclusione, di socializzazione con il gruppo dei pari e non solo. Da quando stanno frequentando questo centro si sono migliorati nel fatto che stanno più a sentire, collaborano di più rispetto a prima e si divertono un mondo, come ho detto prima, e hanno imparato a stare insieme agli altri bambini e a giocare con gli altri bambini e a volersi bene con gli altri bambini. Questa esperienza è stata molto positiva per tutti i destinatari del progetto, in quanto molti minori per la prima volta hanno partecipato a momenti mai vissuti fino ad ora, e per gli adulti destinatari ha rappresentato un momento di confronto con persone specialistiche che hanno supportato ed accompagnato soprattutto le mamme in questo percorso. Hai imparato anche nel laboratorio e io sono moltissimo contento perché soprattutto delle gite mi sono piaciute anche al bambino e vorrei che si rifacesse. I miei figli, essendo che sono venuti qua a questo centro, hanno imparato a essere autonomi, a fare tutto senza di me, e quindi per questo io ringrazio Iskra. Questa esperienza per me è stata molto utile anche per mio figlio e sarà anche nel futuro.